Sì, il voto d'astensione dei Monachini è la dimostrazione palese di quello che abbiamo detto fino ad oggi come minoranza. Diciamo che l'azione politica di questa amministrazione è un'azione politica che non va al bene del cittadino, ma altresì lega i membri della stessa maggioranza, diciamo, da interessi politici, tra virgolette. Monachini si è astenuto. Poi sembra che affermi anche il fatto che il bilancio sia, come dire, virtuoso. Non lo è, anche perché se andiamo a vedere sia il consuntivo che cita una bella cifra di 36 milioni di euro con 991 mila euro di investimenti e basta, ma adesso parliamo di preventivo, il bilancio preventivo non ha investimenti, non ha opere pubbliche, quindi cosa vuol dire? Che questa amministrazione causa lo sforamento del patto di stabilità avvenuto nel 2009, non può, diciamo così, portare avanti le opere. Quindi c'è stata una politica da parte del sindaco, di tutta la giunta, devastante per il territorio. Monachini si è astenuto anche, a mio avviso, è una mia impressione personale, dopo quelle che sono state le inchieste giudiziarie in corso. Non dimentichiamo la faccenda di Manzano, che a mio avviso ha del clamoroso, oltre l'aspetto giudiziario, è diciamo una vicenda strana dal punto di vista anche economico-amministrativo, perché c'è la possibilità, anzi sarà sicuramente accertato anche il danno erariale all'ente pubblico, perché non ci dimentichiamo che il soggetto che ha vinto ha poi rivenduto al doppio di quello che era il prezzo dell'asta stessa, quindi possiamo pensare che lo stesso importo potrebbe averlo incassato il comune di Cortona. Ma questa è un'altra storia. C'è anche la storia del casale Bassolino, che è andata a incidere fortemente sull'aspetto anche politico e penso anche di Monachini stesso, anche perché il casale Bassolino ha dimostrato che quella moralità, quell'azione che da sempre il sindaco e la giunta vogliono portare avanti nei confronti anche del centrodestra non è più, è molto labile, non è più, diciamo, un'azione credibile. Risulta indagato, fino a prova contraria, l'ex dirigente all'urbanistica che ha lavorato anche alcuni mesi con Vignini, risulta indagato per corruzione, quindi non è uno scherzo. Evidentemente, tutte queste vicende, assiemate anche al bilancio povero economicamente parlando, sta, diciamo così, dimostrando quelle che sono le varie lacune politiche, ma non solo. Il Monachini si dice che, in qualche modo è deluso perché non ha un assessore, non fa l'assessore lui. Io sono convinto, conoscendo Monachini, che non sia questo il problema, perché Monachini è una persona, a mio avviso, per bene, è una persona seria. Evidentemente questa azione lui l'ha posta in essere proprio per dimostrare che bisognerebbe cambiare regime a Cortona. Io ho usato, francamente, un termine molto forte quando in un'intervista ho detto bisogna bonificare l'amministrazione comunale. È chiaro che il mio voleva essere uno stimolo a cercare di migliorare la cosa pubblica. Bonificare è un termine pesante, ma d'altronde, come dire, non sempre possiamo andarci così, diciamo, non possiamo andare sempre a fare, diciamo così, degli elogi quando non è possibile. Evidentemente ora è ora di ripulire quello che c'è da ripulire, evidentemente c'è bisogno di un'azione forte. Io ho chiesto più volte le dimissioni di questa giunta, non perché voglio fare demagogia, ma proprio perché sono convinto che è ora che Vignini e tutta la squadra si facciano da parte per il bene di Cortona.